Eccoci con voi, siamo su Uno TV al canale 646 del Digitale Terrestre e anche oggi c'è l'appuntamento con Tra la Gente. Parliamo di un argomento destinato a far discutere: l'obbligo dell'utilizzo del POS, quindi dei pagamenti tracciabili tramite carta di credito, non solo però negli esercizi commerciali ma anche negli studi medici e odontoiatrici. Un argomento che riguarda in particolare i cittadini da vicino, perché chi ha la possibilità di detrarre le spese mediche dalle imposte potrà farlo per questo 2020 solo se utilizza una carta di credito, dunque il POS, per pagare appunto queste spese mediche. Cosa ne pensa però la gente? Andiamo a scoprirlo insieme. Per detrarre le spese mediche dalle imposte bisognerà pagarle con carta di credito, sì, o bonifico bancario postale. Sì. Una novità introdotta quest'anno, cosa ne pensa? Ottimo, ottimo. È giusto che sia così, in modo che sia tutto rintracciabile. Lo scopo infatti è quello di ridurre l'evasione fiscale. Certo, certo. Ce ne sono troppi. Io ho lavorato una vita e ho sempre pagato le tasse. E devono pagare pure gli altri. Pensa che gli studi medici e odontoiatrici si adegueranno presto a questa novità normativa? Beh, questo non lo so se lo faranno presto, il tempo che ci vuole. E invece i cittadini come accolgono secondo lei questa necessità di pagare appunto con carta di credito? Il problema è che anche le persone che non hanno dimestichezza con la carta di credito hanno un po' di difficoltà, perché le persone anziane che dovrebbero effettuare i pagamenti così hanno difficoltà. Qualcuno ci ha detto che questa legge è arrivata troppo tardi, bisognava intervenire forse un po' prima. Sicuramente, almeno 10 anni prima, 10, 20, come negli altri stati. Però per il cittadino era molto più semplice prima, secondo me. Perché con la carta bisognerà per forza avere un conto corrente, ci saranno poi quindi anche delle spese aggiuntive. Per una persona anziana vi sembra una cosa normale? Vi sembra una cosa normale? Secondo me no. Però è una novità introdotta per eliminare in qualche modo l'evasione. Sì, va bene, però bisognava tener conto pure di questo, secondo me. La stragrande maggioranza che va in farmacia, persone anziane, penso che è al corrente del POS, di come fare, di come non fare. Io penso di no. No, io trovo giusto, anche perché io spesso, ad esempio adesso ho comprato due patatine e ho usato la carta di credito, proprio perché spesso capita che lascio soldi in macchina, una giacca, una borsa, invece con la carta di credito a portata di mano, no, trovo giusto, anche perché è tutto tracciabile, tutto da verificare. Infatti lo scopo è proprio quello, la tracciabilità delle spese per evitare poi l'evasione. Sì, 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 io sono d'accordo. Lei quindi è già abituata ad usare la carta di credito molto spesso e questa cosa dell'obbligo del POS non le pesa? No, no, non mi pesa. E ha parenti magari un po' più anziani che potrebbero avere qualche difficoltà? No, ti dirò, anche mamma e papà adesso si sono aggiornati e quindi lo fanno anche loro. Sono d'accordo sul fatto di poter usare anche i mezzi elettronici. Però non sono d'accordo sull'usare solo i mezzi elettronici, perché contrariamente a quello che ci vogliono far sapere i media, in tutti i paesi dove l'economia galoppa gira anche il contante, che deve essere controllato, ma non bisogna fare la guerra al contante, perché se si fa la guerra al contante l'economia si paralizza. E questo non lo dico io, lo dicono fior di esperti, non quello che ci vogliono far credere sui media. Se uno gira il mondo si può rendere conto. E poi bisognerebbe aggiungere anche un'altra cosa, che tutto va fatto in modo graduale, non così. Perché quando si applica una legge o si stilano delle direttive, bisogna tener conto anche della popolazione che si ha. In Italia più della metà della popolazione, più di 30 milioni, sono anziani che hanno difficoltà ad usare il computer. Figuriamoci ad usare la carta di credito, con purtroppo tutti i disguidi che ne susseguono. Quindi sono d'accordo, ma secondo me non va fatto in modo così rigoroso, perché è un boomerang che si ci rigira contro. Questo non lo dico io, lo dice, basta guardarsi
i paesi in cui l'economia galoppa, lasciamo perdere gli Stati Uniti che è tutto partito di lì, ma nei paesi dove l'economia gira, e mi riferisco anche all'est europeo, alla Spagna, al Portogallo, all'Ungheria, i contanti girano, e se i contanti non girano l'economia non va da nessuna parte. Poi che si possa pagare con l'assegno, con la carta di credito, col bancomat, ben venga, ma non deve essere un obbligo, non deve essere restrittivo. La utilizza già la carta di credito frequentemente? No, molto poco. Quindi magari quando dovrà andare dal dentista, per esempio, o a farsi una visita medica qualunque, dovrà pagare, se vuole detrarre quella spesa medica dalle imposte, attraverso la carta di credito? Certo. Sicuramente sì, però ancora non è entrata nella nostra mentalità piena. Questa è una novità introdotta dalla legge di bilancio di quest'anno per cercare di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale, questo è lo scopo? Certo, sarebbe molto utile perché molto spesso le ricevute fiscali non vengono rilasciate. Lei crede però che i cittadini facciano un po' di sacrificio con questo nuovo sistema? Sì, ci vuole un poco di tempo perché entri a regime, insomma. Più si va avanti, quello che posso capire, più ci stanno mettendo in dei vincoli, purtroppo, perché noi siamo vincolati in tutto, a specificare sia le spese mediche, qualsiasi tipo di spesa che uno fa, invece magari qualcun altro non è schedato, diciamo, in questo modo. Noi in questo senso siamo schedati, gli altri invece no. Se adesso ti costringono in qualche modo ad avere questo conto corrente. Sì, infatti, questo sì, perciò è una costrizione che loro stanno facendo, però non è giusto perché noi siamo semplici lavoratori e quindi per questo non vedo il motivo, perché non pensiamo di evadere con una visita medica o con qualsiasi altra cosa. Credo sarebbe una soluzione da attuare, perché credo però che la carta di credito non sia, cioè non tutti la sappiano utilizzare, per cui probabilmente sarà una cosa che si implementerà piano piano, però ha i suoi vantaggi, è innegabile. Il vantaggio principale dei legislatori è quello di cercare di evitare l'evasione fiscale. Almeno in teoria dovrebbe essere quella l'intenzione, poi come anche altre cose il risultato non si raggiunge pienamente, però sicuramente è auspicabile. Con le carte di credito ci sono poi anche dei costi aggiuntivi, anche se forse irrisori, dovuti al conto corrente che bisogna avere. Sì, inevitabilmente sì, però probabilmente i vantaggi che se ne ricavano sono maggiori rispetto ai costi. Inoltre la carta di credito può essere utilizzata per tante altre cose, per cui probabilmente sono di più i vantaggi. Allora, la novità è che possono pagare le tasse un po' tutti, perché con la ricevuta fiscale, chiaramente, se uno la scarica così direttamente con il bancomat o il POS, cioè che loro con il bancomat, allora chiaramente noi andremo a detrarre e loro pagano le tasse, perché molte volte non si pagano le tasse, ma sono soprattutto i medici. Quindi lei ritiene che servirà a ridurre l'evasione fiscale? Penso di sì, ma come tutti gli scontrini. Se lei fa scaricare gli scontrini a tutti il 10% in tutta Italia, io credo che ognuno di noi chiede lo scontrino, senza problemi. Se ti danno la possibilità di scaricare il 10%, questo è un sistema, diciamo così, che va a scaricare, diciamo, il 10%, non lo so quando poi si scaricheranno sul 7,30, 7,40, però diciamo che è una buona cosa per quanto riguarda la cosa. È chiaro che tutti lo devono avere poi il POS, l'obbligo di tenere il POS. Chi non ce l'ha? E tra l'altro pare che non ci saranno nemmeno le sanzioni per appunto gli studi che non ce l'ha. Beh, lo Stato dovrebbe comunque fare lo sgravio fiscale per loro, per comprarglielo, almeno per, oppure lo comprano e poi glielo fanno scalare mano a mano che vanno a questo. Penso che sia giusta, perché così va avanti il mondo e quindi si devono adeguare a questi pagamenti che ormai sono alla portata di tutti, che tutti dovrebbero avere queste carte per semplificare il tutto.
Magari però gli anziani avranno un po' di difficoltà a pagare con carta di credito, non tutti, ma probabilmente qualcuno sì. Cosa ne pensa? Sì, il problema di tutte le cose è che gli anziani sono rimasti un po' ai loro metodi, però bisogna andare avanti. È una novità introdotta per ridurre l'evasione fiscale, crede che funzionerà? No. No, anch'io credo che comunque non funzionerà, perché si troverà comunque il modo per evadere ugualmente, quindi credo che non sia sufficiente come misura. È un inizio, ecco, però non credo che risolverà il problema. E crede che i cittadini si abitueranno presto a pagare appunto con carta di credito il dentista oppure il cardiologo? Ma credo di sì, vabbè, sarebbe utile insomma far restare diciamo il doppio canale di pagamento appunto per consentire a tutte le persone di poter pian piano poi abituarsi a questo nuovo metodo di pagamento che penso che per la maggior parte delle persone sia già un metodo abituale. Penso che vada benissimo, si deve pagare sempre col bancomat, sempre bancomat e carta di credito, il contante va tolto. Lei quindi già utilizza, immagino, la carta di credito? Bancomat, carta di credito e bonifico, perciò non ho problemi con tutto questo. Ritiene che la legge di bilancio abbia introdotto questa novità quindi per risolvere il problema dell'evasione fiscale? Era anche ora perché... Chi non può evadere purtroppo paga anche per i signori che evadono, perciò un minimo di regolarità. Penso questo. Una buona legge fatta troppo tardi. Però partirà poi a luglio, dal 1° luglio, quindi pian pianino ci stiamo avvicinando a questo momento. Crede che i cittadini saranno pronti? No, più che altro bisogna vedere se è pronta la politica a farla partire la legge, perché poi generalmente viene sempre spostata in avanti. Perciò speriamo che sia luglio, non ci mettiamo la certezza, però speriamo. E gli studi medici invece dovranno dotarsi di POS per dare appunto l'opportunità di pagare con carta di credito? Veramente gli studi medici quando vogliono essere pagati si organizzano immediatamente, il problema è quando devono darli i soldi, perciò non dovrebbero esserci problemi, siamo nel 2020 insomma, voglio dire, la pietra e lo scalpello è finito. Bene, è una cosa buona. Se funziona come dicono. Penso che sia una cosa giusta perché comunque tutti devono pagare, in qualche modo diciamo, la tracciabilità è importante anche diciamo, per chi ne usufruisce, quindi ha diritto oltre ad essere appunto tracciato ma anche ad essere beneficiario di un beneficio fiscale, di poter sgravare appunto da un punto di vista fiscale, quindi credo che sia una cosa giustissima. Finora però i cittadini erano abituati ad utilizzare il contante quando andavano dal medico, crede che adesso si abitueranno velocemente a questa novità? Credo che sia un po' difficile, ecco, che forse diciamo, sono abituati pure a una, diciamo, non all'utilizzo della carta di credito, quindi è più comodo ancora il contante, però pian piano credo che quasi tutti si stiano abituando e quindi riescano in qualche modo a poterne usufruire e quindi anche a beneficiare di questi sgravi fiscali. Lo scopo è ridurre l'evasione fiscale. Sì, e quindi questo è un altro aspetto importantissimo, quindi tutti paghiamo e quindi più paghiamo, più tracciamo e più riusciamo in qualche modo ad evitare appunto di evadere e quindi di essere tutti onesti cittadini. È un'ottima opportunità e penso che è in voga adesso, quindi è il momento che tutti quanti approfittano per fare questo tipo di situazione. Lei è già un abituale utilizzatore di carta di credito? Sì, faccio tutti i pagamenti, essendo che vivo su a Milano, quindi è molto molto praticabile, praticata questo metodo di pagamento. Quindi probabilmente in città avrà già incontrato qualche studio medico o odontoiatrico in cui c'è già il POS? Certo, quasi tutti quanti, gran parte già hanno messo in opera, quindi usano questo metodo di pagamento. È una novità legislativa introdotta quest'anno per ridurre l'evasione fiscale, crede che possa essere davvero utile?
Non credo, però ripeto, si parte da questo e poi nell'eventualità, col proseguo, si cerca di ridurre questa situazione di evasione. Ed è tutto anche per questo appuntamento con Tra la Gente, che torna venerdì prossimo sempre su Uno TV al canale 646 del Digitale Terrestre. Potete seguirci anche dalle nostre pagine social, quindi Facebook, Twitter e YouTube, e anche dal sito www.unotvweb.it. Continuate a restare con noi e grazie per averci seguito.